La fotografia negli Stati Uniti, io l'unica cosa che posso dirti, ma è una questione culturale degli americani, che gli americani tendono molto a essere molto studiosi, molto precisi. Per esempio c'è uno che va a scuola di Michelangelo, non va a scuola d'arte, va all'università per diventare Michelangelo, perché loro sono convinti che studiando una cosa si può fare. E anche la mentalità pragmatista degli americani, si può fare qualunque cosa. Invece purtroppo non è vero, perché puoi andare a scuola per fare Leonardo da Vinci tutta la vita, se non hai il talento non lo imparerai mai. Dall'altro lato questo, c'è una grande professionalità, perché ci sono le persone che conoscono il lavoro, conoscono la fotografia, la studiano. E in altri paesi ho scoperto che si compra una macchina fotografica e il giorno o tre giorni dopo si fa una mostra, oppure si fa una copertina di un giornale. Però sai, finché ci riescono, beh, tanti complimenti, vuol dire che sono bravi, no? Io senza fare fotografie non riesco a stare, cioè lo devo fare tutti i giorni, se no non sto bene. E mi appassiona fare degli esperimenti, delle cose diverse. Ora che sono la libertà di farlo, non sono più legato dalle costrizioni delle agenzie, dei giornali, è più divertente, perché posso, no, se voglio andare domani a fotografare dei pesci, farò i pesci, quello che mi capita. Mentre prima c'erano dei paletti molto, molto precisi. È stato molto difficile riuscire a fare delle cose che ancora rimangono in quel contesto lì. Io sono impressionato in modo incredibile da quello che sono riusciti a fare per la prima volta. Normalmente per arrivare a questo livello ci vogliono 4-5 edizioni. Veramente incredibile. Complimenti a Fabio e credo a tutti gli altri, perché da solo sicuramente non l'ha potuto fare. E tanto lavoro, e veramente sono molti complimenti, e spero che diventi un appuntamento internazionale per molti anni.